Per il salto con gli sci e la combinata nordica si è concluso il mondiale di Oberstdorf 2021 e dunque ancora una volta benvenuti al Nordic Podcast di recap per quello che è successo in queste due discipline. Oggi, domenica, si chiudono i mondiali di sci nordico tout court con la 50 km di sci di fondo maschile, ma qui ci concentriamo appunto su salto con gli sci e combinata nordica dopo aver già spiegato quello che è successo nella settimana scorsa con il video dedicato che vi invito sempre a recuperare. È un mondiale di sci nordico che nella seconda settimana ha quantomeno per salto e combinata rispettato il trend della prima, ovvero se c'è un pronostico da rispettare al 90%, questo pronostico viene assolutamente ribaltato e tocca a saltatori di livello, seppur considerati outsider in quelle competizioni, vincere i titoli del mondo. La vera MVP di questa seconda settimana è l'Austria che nella combinata nordica e nel salto con gli sci, soprattutto per quanto riguarda le gare individuali, va a battere i netti favoriti e conquista dei titoli del mondo assolutamente storici, in particolare quello della combinata nordica, ma ne parleremo ovviamente nella sezione dedicata. Come al solito ci sono i timestamp in fondo al video per vedere l'argomento dedicato perché tra salto femminile, salto maschile e combinata nordica, veramente sarà un racing podcast di recap abbastanza lungo, a partire anche da quello che è successo prima della seconda settimana, perché è giusto parlare anche di chi non c'era a questi campionati del mondo, a cominciare dalla nazionale italiana, perché come sapete nella scorsa settimana la saltatrice Jessica Malsiner è stata registrata positiva al Covid-19 e di conseguenza era un po' nell'aria. La notizia è stata comunque resa ufficiale la settimana successiva, nella giornata di martedì. Tutta la nazionale italiana, quindi compresi la nazionale di sci di fondo e quella di combinata nordica maschile, sono ritirati dal mondiale appunto per preservare la salute degli altri atleti presenti in loco e ovviamente anche la salute degli atleti italiani. Quindi sia il fondo che di speranze di medaglia ne aveva poco, sia la combinata nordica che le speranze ovviamente erano le stesse dello sci di fondo, cioè praticamente nessuna, hanno deciso di saltare la seconda settimana e dunque per alcune discipline c'è stato spazio di conseguenza per ovviamente nazioni di seconda fascia che potevano fare delle prestazioni storiche. Vedi per esempio nel salto con gli sci dove la Romania addirittura ha qualificato un saltatore. La nazionale italiana dunque è stata di fatto messa in isolamento in Italia e poi si attende che i saltatori, i combinatisti italiani possano poi preparare le finali di Coppa del Mondo che per la combinata nordica saranno in Germania a Klingenthal il 20 e il 21 marzo e per il salto ci sarà invece una 5 giorni di volo con gli sci di Planica in Slovenia dove si sono già tenuti i mondiali di volo con gli sci. Stessa cosa vale per lo sci di fondo dove ci saranno le finali sempre nella prossima settimana. È un mondiale che appunto per quanto riguarda l'Italia non aveva tante velleità di medaglia, nel senso che l'unico risultato di peso poteva essere probabilmente un risultato nei primi sei nella sprint a coppie di combinata nordica a squadre e invece per le gare individuali, visti i format che si presentavano né nello sci di fondo né soprattutto nel salto con gli sci nella combinata individuale, ci potevano essere risultati di medaglia. Chi aveva invece intenzione di medaglia era assolutamente quest'uomo, ovvero Halvor Egner Granerud, che anche lui è stato un grande assente della seconda settimana del mondiale di Oberstdorf perché anche per lui è stato contratto il Covid e evidentemente è venuto meno quello che è stato il grande favorito di tutti i mondiali della specialità salto con gli sci, perché effettivamente sul trampolino grande Halvor Granerud era assolutamente l'uomo da battere e senza la sua presenza effettivamente tutte le gare di salto con gli sci maschile si sono rivelate assolutamente più equilibrate. L'assenza del leader della Coppa del Mondo e vincitore, perché anche per la matematica Granerud effettivamente l'ha vinta, effettivamente ha scombussolato molto le carte in tavola. Si pensava addirittura che la Norvegia potesse schierare una squadra rimaneggiata per altre competizioni e invece senza Granerud comunque la Norvegia ha schierato gli atleti che rimanevano, dunque i quattro migliori. Dunque, prima delle manifestazioni del secondo scorcio di mondiale di Oberstdorf 2021, mancavano elementi di peso, in particolare appunto colui che avrebbe senza dubbio vinto dei titoli del mondo, sia a squadre sia ovviamente a livello individuale, soprattutto sul trampolino grande di Oberstdorf, che appunto l'abbiamo già visto prima, è ancora una volta l'impianto dello Schattenbergschanze con appunto tanta tradizione e tanta storia. L'impianto di Oberstdorf è il trampolino grande dove si svolge la prima tappa della tournée dei quattro trampolini. È un trampolino che va a 120 metri come punto K e 137 metri come punto HS. Il programma dello Schattenbergschanze, diciamo versione grande,
grande cominciava per quanto riguarda il salto con gli sci il 3 di marzo con la gara femminile su trampolino grande, gara storica perché è la prima in assoluto. Poi il 5 di marzo c'è stata la gara individuale maschile e si è chiuso il 6 di marzo con la gara a squadre maschile, sempre dal trampolino grande. Per quanto riguarda la combinata nordica, invece, il 4 marzo abbiamo avuto la seconda gara individuale con appunto salto dal trampolino grande e poi 10 km di fondo. 6 di marzo invece si è concluso anche per questa disciplina il mondiale con la staffetta a coppie, con due frazionisti che dovevano percorrere 7 km e mezzo. Andiamo allora ancora una volta con ordine, partendo dal salto con gli sci e parliamo del salto con gli sci femminile, perché come ho detto prima è stata una manifestazione storica, perché mai prima d'ora un campionato del mondo ha assegnato medaglie in questa particolare specialità, e dobbiamo celebrare il primo oro di una che ha vinto le coppe del mondo nel passato e è stata già una medagliata mondiale ed è una delle saltatrici ancora una volta più forti dell'intero circuito, seppure in questa stagione non aveva mai vinto, ovvero Maren Lumbi conquista il suo oro mondiale sul trampolino grande. Era una Lumbi che già era salita di colpi nella settimana scorsa dopo la prestazione molto interessante del trampolino piccolo, che appunto le aveva consegnato una medaglia iridata. Qui Maren Lumbi alza l'asticella e va addirittura a conquistare un oro che appunto mette la Norvegia sulla mappa del medagliere del salto con gli sci, che effettivamente sarà la disciplina che mancherà alla nazione scandinava, dopo che in realtà avrà monopolizzato il medagliere soprattutto nello sci di fondo e in misura minore anche nella combinata nordica. Maren Lumbi è una saltatrice che ovviamente non era da ritenersi trascurabile, è una saltatrice che ha vinto, ha dominato in realtà le ultime tre stagioni di Coppa del Mondo. Questa stagione in realtà era partita molto in sordina, non aveva ancora vinto e anzi non era mai salita sul podio. Gli unici due podi della stagione a oggi sono appunto le medaglie iridate, quella del trampolino piccolo e questa del trampolino grande, che la vede assolutamente vincitrice. Il podio peraltro è molto nobile in questa competizione, perché al secondo posto c'è Sara Takanashi, che comunque non riesce ancora una volta a sfatare il tabù dell'oro mondiale vinto, e terza posizione per Nika Krishnar, che è l'attuale leader della Coppa del Mondo femminile e se la sta giocando con appunto un vantaggio esiguo proprio sulla giapponese Takanashi. Il vantaggio della Slovena è dell'ordine dei 4 punti, quindi assolutamente niente, e considerato che nel salto femminile ci sono ancora 4 gare di stagione, la Coppa del Mondo è ancora aperta. È un podio veramente nobilissimo e celebriamo dunque l'oro di Maren Lumbi, che veramente ha portato una prestazione assolutamente di livello ed è un oro assolutamente meritato per la veterana norvegese. Per lei suona il suo inno nazionale, che ricordo si intitola Sì, noi amiamo questo paese, inno che nello sci di fondo è stato assolutamente dominante, inno che in realtà nella combinata nordica non si sentirà, e questo è ancora qualcosa di clamoroso. La classifica della gara femminile vede i seguenti piazzamenti, appunto come abbiamo detto: oro per Maren Lumbi, che vince con un netto vantaggio su Sara Takanashi. Il vantaggio appunto di Lumbi è nell'ordine dei quasi 10 punti, 296,6 per la norvegese, 287,9 per la giapponese. La terza posizione appunto è su Nika Krishnar, che in realtà perde l'argento di un'incollatura, 8 decimi di punto è la differenza tra le due saltatrici, ed è veramente pochissimo considerato che nel trampolino grande la conversione di punti in metri è di 1,8 come differenza, quindi veramente veramente poco. Vuol dire che al cambio 8 decimi sono neanche mezzo metro. Ancora una volta una delle deluse della gara individuale è Marita Kramer, che dopo aver perso una medaglia certa nel trampolino piccolo finendo quarta, finisce quarta anche nella gara individuale su trampolino grande, peraltro con distacco dal podio e soprattutto dalla vincitrice, perché da Lumbi Kramer paga 15 punti. Quinta posizione per l'altra norvegese Silje Upset, sesta posizione per Emma Klinets, che dopo aver diciamo saltato male nelle prove a squadre qui sale di livello e un po' torna nei ranghi, perché Klinets era di fatto sulla carta la seconda slovena. Settima posizione per la russa Irina Vakumova, che sale di livello e comunque fa una grande top 10 per una nazione che ha lei e tante ragazze giovani dietro. Ottava posizione per Chiara Hölzel per l'Austria, nona posizione per Daniele Rasko-Stolz, la grande veterana, 37 anni per lei, finisce ancora una volta in top 10, segno che nonostante l'età la Rasko è ancora competitiva. La Germania ancora una volta fa fatica e ancora una volta prende una top 10, non con Katharina Althaus. A sto giro sale di colpi Juliane Seifert, che sfruttando delle condizioni di favore ottiene una grande top 10 per le potenzialità dell'atleta, anche se in realtà per la Germania femminile, tolta la gara mista a squadre, è un campionato del mondo abbastanza deludente. È un campionato del mondo deludente per le ragazze, che hanno comunque concluso
Questo evento per le ragazze tedesche ovviamente è un campionato del mondo sorprendente invece per quanto riguarda i maschi, perché dobbiamo celebrare un titolo del mondo un po' inaspettato, ma che comunque celebra un atleta di assoluto livello, perché l'atleta qui inquadrato con la vittoria di qualche giorno fa, perché la gara si è svolta venerdì, ha conquistato il suo terzo titolo mondiale della carriera. Parliamo di Stefan Kraft, qui lo vediamo in volo durante la sua prestazione. La gara di salto maschile è stata assolutamente particolare, aperta a qualsiasi pronostico, non solo perché è mancato Halvor Ragnar Granerud, ma perché la gara sullo Schattenbergschanze maschile si è svolta su una bufera di neve allucinante, che ha condizionato e non poco la visibilità degli atleti e anche la velocità sulle run del trampolino. Erano condizioni assolutamente proibitive, e in mezzo a queste condizioni proibitive è emerso Stefan Kraft, atleta di assoluto livello, che sarebbe peraltro il campione della Coppa del Mondo precedente, e non solo, è stato ed è attuale recordman di volo con gli sci, quindi di certo non l'ultimo arrivato. Kraft, dopo l'assenza di Granerud nei salti di allenamento, è risultato comunque essere l'uomo da battere. Certo, anche in qualificazione il vantaggio di Kraft non era esattamente incredibile, ed è per questo che la gara maschile senza Granerud si apriva a qualsiasi tipo di pronostico. Alla fine l'uomo da battere si poteva identificare in Kraft, viste le prestazioni dei salti di allenamento e anche qualificazione, e alla fine Stefan Kraft ha vinto con merito, pur non facendo un secondo salto devastante. Basta il primo salto all'austriaco per accumulare il margine necessario per battere un norvegese che comunque sul podio ci finisce, ma è Robert Johansson, uno dei più grandi volatori di questo circuito. Terza posizione invece per Carl Geiger, che farà la storia in qualche modo, perché con tutte le medaglie che prenderà Geiger, effettivamente prenderà un record. Con la medaglia sul trampolino grande, Carl Geiger è stato uno dei pochissimi atleti nella storia a vincere tre medaglie su tre gare in cui ha partecipato, e saranno quattro perché ci sarà anche la gara maschile a squadre. Stefan Kraft comunque celebra una vittoria fondamentale per la sua stagione. Kraft non aveva ancora vinto in Coppa del Mondo, il miglior risultato è stato un terzo posto. Seconda posizione comunque per Johansson, che è stato un gran bel saltatore in questa gara. Johansson peraltro non è l'ultimo arrivato nemmeno lui, perché è un medagliato olimpico in carica, bronzo a Pyeongchang 2018. Di Carl Geiger abbiamo già detto tutto e di più: è un medagliato nei mondiali di volo, ha preso medaglia anche individuale sul trampolino piccolo e ha fatto medaglia anche nel trampolino grande. Dunque tre medaglie individuali nella stessa stagione, è un qualcosa che secondo me non si ripeterà più. Peraltro, se ci aggiungiamo anche le medaglie della prova squadre maschile e della prova squadre mista, fanno 5 medaglie soltanto in questi campionati mondiali per Carl Geiger, che è andato veramente in crescendo dopo un periodo centrale di stagione assolutamente difficoltoso. È un podio tanto nobile per ancora una volta una gara di salto maschile che ha avuto un pronostico incerto in assenza di Granerud. Vediamo qui il resto della classifica. Punto oro Stefan Kraft, 286,5 punti per lui, suona l'inno nazionale austriaco, che ricordo significa terra di monti, terra sul fiume. Seconda posizione per Robert Johansson, che di fatto conquista un signor argento e ha fatto veramente il massimo, perché contro questo Kraft era abbastanza difficile andare a giocare alla pari. E terza posizione per Carl Geiger, di cui abbiamo già detto veramente di tutto e di più. Il campione mondiale invece sul trampolino piccolo, Piotr Żiła, finisce quarto per una Polonia che di fatto si deve aggrappare soltanto al suo veterano polacco, perché sia Kamil Stoch, sia Andrzej Stankawa, sia David Kubacki fanno veramente tanta fatica in questa gara impossibile dal punto di vista delle condizioni. Piotr Żiła è l'unico che terrà sulla baracca anche nella prova squadra, dove in realtà la Polonia farà un po' più fatica. Quinta posizione per quello che poteva essere uno dei controfavoriti di questa gara, ovvero Anche Lanisek per la Slovenia. Sesta posizione per il norvegese Marius Lindvik, che comunque la sua top 10 la porta a casa sempre. Settima posizione per il Giappone con Yukiya Sato, che in questo trampolino risulta essere un saltatore decisivo, non per le medaglie, ma quantomeno per un piazzamento in top 10. Ottava posizione per Daniel Huber, saltatore austriaco, che dunque è il secondo della sua nazione. Nona posizione per Zene Preutz, che sarebbe il terzo dei fratelli Preutz. Qui è stato recuperato il capitano della Slovenia, ovvero Peter, è stato escluso Domen Preutz. Zene ha fatto una prestazione molto buona per le sue potenzialità e completa la gara in top 10, assolutamente prestazione di assoluto livello per il saltatore sloveno. Decimo, un altro saltatore sorprendente, ovvero Jan Oerl, saltatore austriaco che ha battuto Michael Haiboeck nei test interni e dunque ha legittimato la sua presenza sulla gara del Schattenbergschanze, e Oerl ha effettivamente risposto presente, perché decima posizione per lui è un risultato assolutamente storico. Così come storico da un certo punto di vista è
la gara squadre e chi ha vinto la gara squadre maschile. Dunque, andiamo a celebrare l'oro della Germania che, dopo aver trionfato con il miracolo sportivo nella gara squadre mista, va a vincere anche l'oro per la gara maschile. Dunque, celebriamo la prima posizione per i saltatori che vediamo qui inquadrati, in particolare è il riscatto di Marcus Eisenbichler, che nella gara individuale, che abbiamo visto nella top 10, non c'è manco entrato, un po' perché un primo salto è stato sbagliato dalle condizioni generali, non dovevano dare il semaforo verde al tedesco e lui ha fatto ovviamente fatica per le condizioni trovate. Il secondo è stato un salto discreto ma non eccezionale. Eisenbichler tramuta molto bene la sua rabbia nella gara appunto sul trampolino grande a squadre per una Germania che effettivamente conquista un oro molto importante con lo stesso Eisenbichler. Karl Geiger, quinta medaglia per lui. Severin Freund che torna a vincere la medaglia a squadre dopo tempo immemore. Severin Freund è un saltatore che dominò una Coppa del Mondo e vinse anche delle medaglie a livello olimpico e mondiale, ma poi si è infortunato più volte ed è tornato pian piano a livelli discreti. Adesso non è più il saltatore dominante, ma comunque l'oro lo prende anche in questa occasione. E c'è l'oro anche per un altro saltatore molto esperto, ovvero Pius Pasch, che è veterano tedesco, che è sempre stata una riserva, una seconda linea. Adesso con il lavoro è diventato una delle punte della squadra tedesca ed è il primo oro della carriera per lui, che veramente ha fatto tanta gavetta per arrivare fin lì. E dunque un oro per una Germania che ha fatto veramente anche qui lo scatto decisivo nella serie finale, in particolare con l'ultimo salto della prova squadra nei confronti di un'Austria che fino al settimo salto di 8 era in testa e aveva delle chance di poter vincere un oro, che invece è stato conquistato dai padroni di casa, che nelle gare a squadre evidentemente si esaltano. E dunque andiamo a vedere ancora una volta la classifica della gara a squadre. Nel dettaglio abbiamo appunto una competizione che vedeva addirittura 14 squadre al via, cosa inedita per un mondiale. La Germania vince con 11 punti di vantaggio sull'Austria, dunque oro per Pius Paschke, Severin Freund, Marcus Eisenbichler e il solito Karl Geiger per loro. Suona l'inno nazionale tedesco, che ricordo è il canto dei tedeschi. L'Austria è un po' delusa, si prende la seconda posizione con Philipp Aschenwald e Jan Oerle, che è stato confermato anche nella gara squadre in contumacia di Michael Haibock. Terza frazionista, diciamo, è Daniel Huber e ultimo ovviamente Stefan Kraft, che comunque nella seconda settimana si è portato a casa un oro e un argento, e di certo schifo non fa. Il bronzo va alla Polonia con i quattro che ho citato in precedenza, che comunque una medaglia la portano a casa, in particolare Piotr Żiła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch e come ultimo saltatore David Kubacki fanno terzi per la Polonia, che comunque può ritenersi abbastanza soddisfatta per il mondiale, visto che ha ancora una volta il campione del mondo sul trampolino piccolo e ha un'ora a squadre che di certo male non fa. Quarto è il Giappone che con gli ultimi salti si è tolto dalla lotta delle medaglie. Yukiya Sato, Naoki Nakamura, Keiichi Sato e Ryuko Bayashi completano diciamo la medaglia di legno per un Giappone che ha sempre collezionato tantissimi quarti posti in questi campionati mondiali, ovviamente per quanto riguarda il settore salto con gli sci e combinata nordica. Quinta è la Slovenia con i tre fratelli Preuss, perché è stato recuperato anche Domen Preuss solo per questa gara, e ha concluso Anshin Hanecek per la formazione slovena. La delusione più grande è ovviamente la Norvegia, perché sì, è vero, non c'era Granerud, però quantomeno il podio poteva assolutamente arrivare per gli scandinavi. Invece non è stato così, perché sia Marius Lindvik sia Daniel André Tande sbagliano i loro salti nelle prime serie e azzoppano le speranze della Norvegia per le medaglie. Sesta posizione è veramente deludente, considerato che di solito le prime sei posizioni sono appunto occupate dalle superpotenze della disciplina, che sono quelle che vediamo in questa grafica. Gli ultimi frazionisti, ovvero Johan, André Forfang e Robert Johansson, hanno potuto fare il loro con un Forfang sugli scudi, ed è stato lui probabilmente quello che ha tenuto a galla le poche speranze della Germania, perché è stato quello che ha fatto le prestazioni migliori. Forfang peraltro era stato escluso nelle due gare individuali in teoria, perché doveva esserci Granerud e Forfang sarebbe il quinto norvegese, ed è però abbastanza incredibile come abbia fatto prestazioni di livello, segno che la Norvegia è una superpotenza anche in questa disciplina, seppure oggi abbia sottoperformato alla seconda serie. Poi hanno concluso in settima e ottava posizione la Svizzera con Dominic Peter, Andreas Schuller, Simon Ammann e Gregor Deschwander, e ottava la Russia con Yevgeny Klimov, Mikhail Nazarov, Ilya Mankov, saltatore del 2003, e Denis Kornilov. Tutte le altre nazioni che vediamo sono state eliminate al termine della prima serie. In particolare qui vediamo la top 10 che si completa con la Finlandia con Niko Kyttösaho, Antti Aalto, Arttu Pohjola e Eetu Nuusinen, e decimi sorprendenti da un certo punto di vista gli Stati Uniti, che vincono la gara degli altri, Andrew Yurlob, Erik Belchow,
Casey Lawson e Decker Dean sono autori di una top 10 da un certo punto di vista storica per un movimento piccolo come gli Stati Uniti in questa disciplina. Tutte le altre nazioni sono state eliminate, in particolare la Repubblica Ceca undicesima, molto deludente, la sorprendente Romania dodicesima e via via tutte le altre, con Ucraina tredicesima e Kazakistan quattordicesima. Questo dunque è stato il recap del salto con gli sci della seconda settimana, in attesa dei prossimi campionati mondiali che saranno tra 2 anni e saranno dei campionati mondiali di culto perché si svolgeranno a Planica in Slovenia nel 2023. Adesso però passiamo all'altra disciplina che ho trattato in questi campionati mondiali, ovvero la combinata nordica, perché ci si aspettava Jarl Magnus Riber come vincitore sia dell'individuale sul trampolino grande sia della sprint a coppie, e invece è l'Austria che fa la voce grossa e celebra ovviamente dei campioni del mondo assolutamente inediti. In particolare il campione del mondo individuale sulla gara da trampolino grande è Johannes Lamparter, classe 2001, campione del mondo juniores in carica, che con il primo e unico salto della gara individuale costruisce il vantaggio sui diretti concorrenti, ovvero Jarl Magnus Riber e Akito Watabe, il giapponese. Lamparter fa una gara solitaria, flag to flag per usare un termine automobilistico per lui, vince in solitudine da veramente un grande distacco ad avversari sulla carta più quotati, ovvero Akito Watabe e soprattutto Jarl Magnus Riber, che una volta ricongiungosi con il giapponese non prova neanche l'attacco nei confronti dell'austriaco, che dunque vince il titolo del mondo senior poche settimane dopo aver vinto quello junior. E attenzione, perché l'Austria potrebbe avere trovato il suo go-to guy per vincere la Coppa del Mondo di combinata nordica per il prossimo futuro. Johannes Lamparter è un saltatore per la combinata nordica ovviamente sopraffino, non è di certo fermo sugli sci, e la dimostrazione è questa gara di fatto da solo contro il cronometro per una vittoria che ha dell'incredibile, considerato che sulla carta Jarl Magnus Riber poteva e doveva fare 4 su 4 per entrare nella storia, e invece il combinatista norvegese si ritroverà soltanto con un titolo individuale e un titolo a squadre su 4 frazioni. La vittoria di Lamparter è storica, appunto perché è già uno junior ed è un saltatore completo, un combinatista di tutto tondo nelle due discipline componenti di gara, meglio, quindi salto e fondo, è assolutamente da tenere d'occhio. E ripeto ancora una volta, attenzione a questo ragazzo che va a vincere l'oro della combinata nordica con addirittura più di 30 secondi di vantaggio su Jarl Magnus Riber, che poi va a stampare in volata Akito Watabe. Se per Kraft è stata una vittoria storica, per questo ragazzo lo è ancora di più, e come per Kraft suona l'inno nazionale austriaco per lui. Argento per Jarl Magnus Riber, che comunque nei campionati mondiali si è preso a oggi un oro individuale, un oro a squadre e un secondo argento individuale, e terzo Akito Watabe, che ancora una volta sul podio iridato c'è. Ancora una volta finisce quarto Erik Frenzel, che è il combinatista tedesco più forte di sempre, nonché a mio modo di vedere tout court per quello che ha fatto prima dell'avvento di Riber. Germania che raccoglie ancora una volta le briciole, perché Fabian Riesle finisce quinto, che viene stampato di fatto in volata proprio da Erik Frenzel. Ma qui si vede un po' come già dal salto i primi tre, Lamparter, Riber e Watabe, hanno fatto il vuoto, perché per esempio il terzo classificato, Akito Watabe, chiude a meno di 24 minuti la gara di fondo, e Erik Frenzel prende di fatto più di un minuto dal giapponese, ed è un qualcosa di assolutamente straordinario se ci pensiamo. Sesta posizione per il Kairola, il finlandese più competitivo del movimento, fa comunque ancora una volta un risultato interessante in top 10. Settima posizione per Jens Lurich Oftebro, che a sorpresa non verrà selezionato per la sprint a coppie del giorno dopo. Ottavo Espen Andersen, che tornerà utile più avanti. Nona posizione per un sorprendente Laurent Moletalé, per una Francia che comunque ne piazza uno in top 10 ed è un movimento che sta tornando e può essere molto futuribile per gli anni a venire. La Francia era una formazione che nel 2013 vinceva gli ori mondiali nel mondiale in Val di Fiemme in Italia. Moletalé è un saltatore sopraffino per la combinata e ha migliorato tanto sul fondo, non ancora per arrivare sul podio, ma una top 10 mondiale è assolutamente un risultato di livello per lui. E decimo Ryota Yamamoto, il saltatore probabilmente più completo dopo Riber nel circuito della combinata nordica, non è però un fattore nel fondo, infatti si vede che è sprofondato in decima posizione. È una combinata nordica che appunto ha fatto la storia nel individuale per il primo titolo di un atleta nato nel nuovo millennio, perché ricordo che Lamparter era classe 2001, appunto
Per l'oro mondiale, Lampard poi si ripeterà nella gara a coppie, accompagnato dal quinquadrato Lukas Graider. Dunque, trionfo per l'Austria che, dopo aver di fatto limitato i danni nel salto, dopo che il Giappone era risultato vincitore del segmento di salto con la coppia Akito Watabe e Ryota Yamamoto, nel fondo, ovviamente, gli austriaci erano più forti dei giapponesi in questa componente, e dunque ancora una volta Lampeter fa il bis, concedendosi anche il titolo del mondo a coppie insieme a Lukas Graider, classe 93, per il secondo austriaco che ha fatto un po' di Coppa del Mondo quest'anno, e poteva essere considerato un outsider, per una medaglia a squadre. Qui addirittura Graider conquista il suo primo titolo mondiale, per quanto sia un titolo mondiale a coppia. Un'Austria che, evidentemente, nella seconda settimana ha avuto materiali superiori, ha avuto una posizione del salto assolutamente di livello e strategica anche per la partenza nel fondo. E dunque, ancora una volta, come ho detto più volte in questa settimana, suona l'inno nazionale austriaco, che è stato il più frequente nella settimana numero 2 dei mondiali di Oberstdorf, a discapito di quello norvegese, che è stato soltanto nella gara femminile. Andiamo a vedere la classifica anche della gara a coppie maschile, che appunto vede il trionfo di Johannes Lampaert e Lukas Graider con un tempo totale di 29 minuti e 29 secondi. Seconda posizione per la Norvegia, che con Espen Andersen, che è stato selezionato al posto di Jens Lukas Oftebro e Jan Magnus Riber, prendono un argento, perdendo comunque nettamente dall'Austria, che appunto, come detto, era la formazione da battere in questa configurazione. E terza posizione per i campioni in carica della Germania, che confermano la coppia che vinse 2 anni fa, ovvero Fabian Risle e Erik Frenzel. Il Giappone, che partiva dopo il primo segmento di salto in prima posizione, sprofonda e prende l'ennesima medaglia di legno, una medaglia di legno peraltro presa in persa, in volata, con appunto 30 minuti e 38 secondi e 9 contro i 30 minuti e 37 secondi e 1 della Germania. Quindi ancora una volta per Watabe e Yamamoto parliamo di un quarto posto, così come capitò nella gara squadre con 4 frazioni. Quinta è la Finlandia, che comunque si dimostra una squadra per nazioni assolutamente competitiva, con Ilkka Eerola e Eero Hirvonen, che sono i due finlandesi più competitivi. Eero Hirvonen poi aveva recuperato anche da un'infiammazione al polso, anche se non era propriamente al meglio. Sesta posizione per una Francia che, come ho detto prima, sta tornando ancora una volta con azione di prestigio di Laurent Moulin-Tellier e Matteo Bo. Settima posizione per la Repubblica Ceca con Ondrej Pausot e Jan Vytrval. Ottava l'Estonia con i fratelli Ilves, con Andreas e Christian Ilves, che è un combinatista estone assolutamente di livello da prime 20 posizioni. Non si può dire lo stesso per il fratello, che comunque è molto più giovane ed è alle prime armi. Noni negli Stati Uniti con Taylor Fletcher e Ben Loomis, e chiude la top 10 la Slovenia con Vid Vrovnik e Gasper Brezel. Tutte le altre nazioni, ce n'erano 14 al via, sono finite ovviamente dopo la musica, quindi nessuna chance per Polonia, Kazakistan, Ucraina e compagnia cantante. L'Italia in questa manifestazione ovviamente non c'era, per i motivi che ho detto all'inizio video. Un'Italia che avrebbe, secondo me, potuto fare discretamente, per discretamente intendo al massimo una sesta posizione. La Finlandia era comunque più forte in questo tipo di format, seppur l'anno scorso la formazione italiana con Pittin e Costa finì in quinta posizione. Qui poteva comunque arrivare una sesta posizione, che sarebbe stato comunque molto interessante per un piccolo movimento come l'Italia. Purtroppo un format di questo tipo lo rivedremo nei mondiali tra 2 anni, nel 2023. E dunque, tornando alla schermata finale del Schartenberg-Schanze, che ho aspettato 2 settimane di mondiali molto interessanti, con gare assolutamente incerte, con pronostici ribaltati, si chiude ancora una volta la manifestazione per salto con gli sci e combinata nordica, che comunque correranno ancora una volta in Coppa del Mondo. Si chiude qui invece il Nordic Podcast, in attesa di quelli della prossima stagione, per quanto riguarda sicuramente la tournée dei quattro tamburini, e mi auguro anche le Olimpiadi invernali. Vedremo come riuscirò a organizzarmi. In ogni caso, spero che questo format sia piaciuto anche per degli sport invernali che hanno purtroppo poco seguito, ma sono assolutamente molto interessanti. Per quanto riguarda invece la programmazione del mio canale, ci saranno ovviamente i Racing Pod, che torneranno perché ormai la primavera è alle porte e torneranno a competere anche i campionati motoristici. Quindi aspettatevi nelle prossime settimane, a una settimana circa dall'inizio delle stagioni, i Racing Point di presentazione della Formula 1 e della MotoGP. Ci sarà anche la presentazione del baseball, perché l'MLB partirà il 1° di aprile, e poi con la primavera parleremo di tutte le gare dei campionati motoristici, anche della Superbike. Insomma, tanta carne al fuoco per questo canale. E dunque vi invito a iscrivervi, perché sono assolutamente contenuti che possono risultare
particolari perché il video podcast è un contenuto un po' così, ma comunque è un contenuto che può far conoscere degli sport assolutamente interessanti, come questo dei campionati mondiali di sci nordico, salto con licea combinata nordica. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, il saluto da parte di Meteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.